La tiriamo bene un paio di marce. Davide, scusa, ma va provata bene. Veloce, controlli di trazione che in giù aumentano e in su diminuiscono. Ok, lasciamole standard. Standard? Sì. Vabbè, se la vuoi schiacciare, A è quella sport, B è quella rain, standard è quella normale. Si sente da qua, senza fare niente. Non si cade? Non si cade. Ti lascio un compito molto importante però. C'è il drone e tutta l'attrezzatura. E là c'è la GoPro appesa. No, magari, cioè se vedi uno che voglia con lo zaino, magari digli, oh, facciamo metà almeno. Sei pronta? Non so da dove uscire, devo spostare la mia moto. Aspetta che sposto la mia. Bene fans, in questo scenario hooligans andiamo a provare la 09SP. Vai Luna, sei pronta? Pronta. Scomoda dietro. Porca vacca, sei scomoda. È comodo o scomoda? Scomoda. Scomoda? Perché sì, sei tanto rannicchiata, cioè praticamente le ginocchia in gola. Tutto a posto. Siamo sulla 09SP, che è come la standard ma con le sospensioni migliorate fondamentalmente. Lui ha già messo il cupolino, ha cambiato le frecce che quelle originali sono inguardabili e basta sostanzialmente queste due cose. La moto è un 3 cilindri Yamaha a 115 cavalli, 3 cilindri sono in linea, il motore è crossplane, cioè gli scoppi sono irregolari, questo per far sì che abbia coppia a qualunque regime, perché c'è sempre una camera di scoppio che è in scoppio appunto. Ha il cambio elettronico in salita, quindi è super tipo così. Che bello! Mentre in discesa non ce l'ha il cambio normale, bisogna tirare la frizione e scalare le marce. Adesso facciamo un pezzettino di strada per vedere come si comporta. Quando l'ho provato in concessionario a me era piaciuta tanto, non la sento tremolante. Vediamo qua in uno scenario un po' più reale. Freni ne ha abbastanza perché ho toccato appena la leva, sta fermando. Luna, come sei su dietro? Allora, la sella è dura, c'è un po' le ginocchia in gola. Perché ha le pedane tanto alte forse. Però non sento le vibrazioni. Senti come lineare il motore, lo senti come scorrevole? Anche in quinta 80 all'ora siamo a poco meno di 4000 giri. E cioè, senti, è un piacere. E comunque appena apri, viene subito. Facciamo la rotonda e torniamo indietro. Notevole. Ha un bel motore. Vediamo in sesta a velocità di statale. Lo senti com'è piacevole? Al di là che hai detto che dietro è un po' scomoda perché ha le pedane alte, sei un po' rannicchiata. No, però ha le pedane alte, però quasi ti permette di... Cioè, non mi viene di andare in avanti. Riesco a tenermi bene. Sei un po' tipo zaino, sei aggrappata bene. Sì, riesco a tenermi bene. Però guarda, 80 all'ora, 85, sesta, velocità da statale, moto docilissima, vedi? Uno strattone. Non va colpi, bella. Ha già finito? No, volevo fermarmi un attimo a farla vedere e magari far la foto. L'unica cosa che mi sono accorto adesso, il carter molto sporgente ed è proprio altezza di gamba quando la metti giù. Io perché adesso ho la tuta, non so se qualcosa scotta, se con i jeans rischi di scottarti, mi sa. La moto è questa, quella è Luna. La differenza fondamentale tra la SP e quella normale è qui, dove questa ha il mono Ohlins con i pistoncini pieni di gas, e anche le forcelle sono Ohlins, mentre quella standard non li ha. Allora, molti dicono che è tanto un lavoro di marketing, che in realtà cambia poco, che te ne accorgi della differenza solo quando la tiri veramente al limite. Io questo non lo so. A me questa è piaciuta quando l'ho provata e mi sta piacendo adesso. L'unica pecca, che infatti lui ha confermato, è la sella.
non c'è un divisorio tra il davanti e il dietro, quindi quando tiri e vai forte, ovviamente tu sei qui e non c'è niente che ti tiene e tendi ad andare indietro col culo. Però c'è una bellissima sella da 300 euro aftermarket. 350 mi sembra. Con 350 euro crea il sellino davanti e il sellino dietro con il gradino, in modo tale che tenga il pilota fermo dove deve stare. L'SP c'è solo nella colorazione blu e grigia, che è la livrea principe di Yamaha, che richiama l'R1M, mentre la 09 base, diciamo, c'è in più colori, tra cui quella bianca e rossa, che è veramente tanta roba. A te com'è sembrata? Bella, quindi di brutto. La chicca. Quanto sono cattivi fare a LED messi così? Facciamo la foto per la copertina? Magari mi metto col campo sullo sfondo. Altra cosa importante, io sono 1,72, il che su alcune moto è un problema. Qua ci tocco bene, cioè sono centrato sulla moto, ho giù praticamente tutto l'avampiede. Questa è una cosa molto positiva per chi come me non è altissimo, perché ad esempio sulla rivale che ho provato, sul 1290, facevo fatica a toccare, era molto più alta la sella, e questo è un problema. Quindi qua, secondo me, anche se siete 1,60, 1,65, dovreste toccarci senza problemi particolari. Vai, foto. Ma vuoi anche tu? Così dici anche tu se ci tocchi che sei più bassa. Luna ancora non la può guidare perché ha la patente A2, non ha ancora fatto la illimitata. E comunque le gira. Però diciamo che io sono 1,60. Sì, allora, come con la mia ci tocco? A me sembra di toccare meglio qua che sul Duke. Non è pesante, mi sembra la mia. Beh, forse 30 kg in più questa, però... Però non si sentono. E se sono distribuiti bene i pesi te ne accorgi molto di meno, eh. Tira sul cavalletto che faccio la foto. Abbassandomi, in realtà, mi sono accorto di un'altra cosa, che ha questa moto è allo scarico dell'Acra. Non esce di serie la 09 SP con lo scarico Acra, eh? È comunque un optional, quindi lui ha cambiato anche lo scarico. Fammi sentire se sta roba scotta. È calda ma non scotta. Come se sì, sei in folle. Beh, il sound ci siamo, eh. Ok, mia, deciso. Mia, cambio rotuta. Che figa! Dai, facciamo un altro giretto. La tiriamo bene un paio di marce? Davide, scusa, ma va provata bene. Va forte. Pazzesca, mi piace un sacco. Proviamo a cambiare le mappe. Mettiamo la mappa sport, che è la A. Ok, adesso ho messo mappa sport. Poi c'è il sound che mi piace. È un bel sound questa, eh. Poi sarà lo scarico. Anche se l'Acra comunque in linea di base sono tutti abbastanza silenziosi. Tiriamo la terza. Mamma mia! Porca no, vabbè. Mamma, lo compro! Mamma, che motore! Che bello! E adesso che l'ho provata bene, mi piace. Bella, cavolo! Ah, ecco, non abbiamo parlato del prezzo. In realtà il prezzo della base è molto accessibile perché costa meno di 9.000 euro. L'SP costa circa 1.000 euro in più, ma comunque siamo intorno ai 9.800, se non vado errato. Poi vabbè, dipende un po' da che offerte fa il vostro concessionario. Però con meno di 10.000 euro la portate a casa messa in strada. Che è più o meno il prezzo delle rivali, ma un po' di meno, diciamo. KTM se gira intorno ai 10.000, la Street Triple RS che adesso proveremo è sui 13, l'MV Augusto Brutale è sempre sui 13. Beh, insomma, comunque ha uno dei prezzi più competitivi del mercato. E poi è giapponese, quindi in teoria problemi qui non ne dovreste avere, salvo che siete veramente sfigati e beccate la moto sbagliata. Se no dovrebbe essere una garanzia di affidabilità Yamaha. E poi un'altra cosa, MV ad esempio pochissimi concessionari, KTM ne ha un po' di più. Yamaha ha una rete di distribuzione veramente capillare, quindi tagliandi, qualunque problema che dovete affrontare in garanzia ad esempio, avrete molti meno problemi a trovare il concessionario dove portarla. Sospensioni come ti sembrano che sei dietro? No, non sento niente io. Non è né dura né morbida, è il giusto compromesso tra comfort e quella rigidità giusta per sentire l'asfalto, perché se è troppo morbida non capisci niente. L'unica cosa è che è duro il sellino, quello va cambiato e basta. Ma
Mamma mia, che motore. Ma poi il cambio così è mamma. Sì, quick shifter, come abbiamo detto, solo in su però, quindi in giù sempre con la frizione. La riportiamo al proprietario prima che gliela porto via? Sì. Quindi ti sta piacendo? Sì, un sacco. Anche se esci di curva con i giri veramente bassi, appena tocchi il gas, il motore viene su. Che è il vantaggio dello scoppio crossplane, che gli dà molta più coppia, soprattutto in basso. Bene, la lezione di National Geographic Channel si sta per concludere. Riportiamo la moto a Davide. Che bello quando ti fanno provare le moto. Ero indeciso se riportartelo o no, perché adesso che l'ho provata bene mi piace un casino. Bella cazzo. Ma mi hanno detto che la quinta e la sesta sono tagliati i giri elettronicamente, non so per che motivo. Tipo che arriva fino a un certo numero e poi non sale più. Sarebbero le marce di cose. Ok, quindi hanno fatto dalla prima alla quarta per scannare, la quinta e la sesta per andare un po' più tranquillo. Dicevo che per sbloccarla andrebbe rimappata. Però perdi di gara. Ah, ecco. Bene, facciamo il cambio moto? Sì. Ciao fans. Ciao fans. Siamo stati pochi giorni fa a EICMA e siamo andati allo stand Yamaha, tra gli altri, e abbiamo visto che anche per quest'anno in realtà sulla 09 non hanno fatto niente di nuovo. Siamo rimasti un po' delusi, mi aspettavo non grandi stravolgimenti perché comunque è un motore super collaudato, eccetera, però quantomeno, non so, che mettessero il display a colori, una strumentazione un po' più moderna, ecco. A livello di elettronica così, rispetto alle concorrenti, siamo rimasti un po' indietro. Era una delle moto che potevano essere papabili come prossima moto, però dopo che ho visto la strumentazione dell'890 col display a colori, tutte le robe fighe, ABS cornering eccetera, lo so, mi ha lasciato un po' perplesso la scelta di Yamaha di rinnovare proprio niente sulla 09. Non so, ci aspettavamo qualcosa di più. Con questa precisazione è tutto, ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao fans. Ciao fans.